Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano, importanti notizie di cronaca in apertura, vediamo i titoli. Aveva organizzato una spedizione punitiva con l'aiuto del fidanzato contro un pakistano che l'aveva violentata insieme a dei connazionali. Sono stati tutti arrestati, la ragazza, il fidanzato e i violentatori. Finisce gli arresti Nicolò Maria Pesce, imprenditore finito nei guai per la truffa dei diamanti. Nella rete hanno finiti molti VIP, ma anche tanti risparmiatori, sequestrati beni per 17 milioni. Scendono in piazza gli operatori della sanità, non dimenticatevi di noi, dicono, chiedendo maggiore dignità contrattuale e riconoscimenti economici. La regione aprirà un confronto. Almeno una decina di scuole elementari e medie milanesi non sarebbe in grado di assicurare le lezioni in presenza. Manca il 20% degli spazi, spunta l'ipotesi di utilizzare prefabbricati provvisori. Si sono ritrovati per la prima volta dal vivo gli studenti di una classe delle scuole medie di Motta Visconti. Gli esperti di Cap Holding hanno tenuto una lezione speciale sul funzionamento dei depuratori. Una notizia aveva fatto scalpore, vuoi per il volume d'affari di questa truffa, vuoi perché tra le vittime c'erano diversi volti noti dello spettacolo. Stiamo parlando dell'indagine sulla cosiddetta truffa dei diamanti, che è proseguita e che ha portato oggi all'arresto di un imprenditore con anche un maxi sequestro di beni. Vediamo. Dalla truffa dei diamanti al riciclaggio, il noto imprenditore del settore finanziario Nicolò Maria Pesce, consulente della società Camet, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Milano per il riciclaggio dei risparmi investiti da migliaia di risparmiatori truffati, sequestrandogli beni per oltre 17 milioni di euro. L'operazione, denominata Goldfish e coordinata dalla Procura di Milano, arriva a seguito dell'inchiesta Crazy Diamond, l'indagine che nel 2019 aveva consentito di accertare la commissione di una truffa per diverse centinaia di milioni di euro ai danni di decine di migliaia di risparmiatori da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all'effettivo valore, paventando agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando loro esorbitanti provvigioni. Della maxi truffa erano rimaste vittime anche personaggi famosi come Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli, e l'indagine era stata chiusa a carico di 87 persone fisiche insieme a 7 società. Le fiamme gialle milanesi, così approfondendo ulteriormente i flussi finanziari di una delle società le cui quote erano già state sequestrate nella precedente operazione e sviluppando alcune segnalazioni per operazioni sospette, hanno ricostruito il complesso meccanismo di riciclaggio utilizzato per occultare una parte dei proventi della truffa. Le indagini hanno quindi consentito di rilevare che l'imprenditore aveva riciclato e reinvestito i propri guadagni illeciti in fondi gestiti da una società di investimento lussemburghese, nonché finanziando numerose imprese a sé riconducibili, tutte attive nel centro-nord Italia, nei più diversificati settori economici: un ristorante a Forte dei Marmi, una cava di marmo, una sartoria ed un concessionario di autovetture, tutti ubicati in Carrara, e due società operanti nel recupero crediti e nell'intermediazione immobiliare con sede in Milano. Le attività sono state effettuate a Milano, Roma, Varese e nella provincia di Lucca e Massa Carrara. Sotto sequestro 53 rapporti finanziari, 21 partecipazioni societarie e un immobile e un'auto. Era stata violentata da un ragazzo pakistano, ma invece di fare denuncia alle forze dell'ordine ha escogitato una spedizione punitiva insieme al fidanzato e a un amico, al termine della quale spedizione punitiva il violentatore è stato accoltellato. Dopo una complessa indagine, i carabinieri della compagnia di Rho, sotto il coordinamento delle procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale Minorile di Milano, hanno portato complessivamente l'emissione di misure cautelari a carico di 6 soggetti. La ragazza, che ha subito violenza e ha poi organizzato la spedizione punitiva, che tra l'altro è minorenne, il suo fidanzato e l'amico che aveva preso parte sempre a questa spedizione punitiva. Sono stati poi arrestati anche il violentatore pakistano e i due connazionali che
insieme a questa persona, poi accoltellata, avevano violentato la ragazza. Gli abusi erano avvenuti a Novate Milanese nel gennaio del 2019, quando i pakistani, ospiti della ragazza, avevano approfittato dello stato di ebbrezza di lei per violentarla. La ragazza poi aveva organizzato la spedizione punitiva fingendo di voler acquistare un iPhone dallo stesso pakistano. All'appuntamento si era presentato il fidanzato insieme a un amico. Questi avevano accoltellato il pakistano ferendolo gravemente. Poi le indagini del caso, che erano partite proprio dopo che il pakistano era stato trovato sanguinante in fin di vita nei pressi della stazione ferroviaria di Novate Milanese, hanno ricostruito l'intera vicenda e alla fine tutti i protagonisti di questa brutta storia, sia la ragazza violentata che i violentatori e i partecipanti alla spedizione punitiva, sono stati arrestati. Continuano le indagini sugli appalti di ATM, le attenzioni degli investigatori si focalizzano sulle intercettazioni telefoniche. Con una valigetta a mezzanotte qualcosa si è incontrato con il direttore generale. Alle 2 di mattina ha vinto Alstom, è andato via 1 milione, eh? Sono le prime parole emerse dalle intercettazioni al dirigente ATM Paolo Bellini, che nella giornata di martedì 23 giugno è finito in manette, ritenuto l'ideatore di un vero e proprio sistema delle mazzette nell'azienda dei trasporti milanesi, che però è parte lesa. E prosegue così l'inchiesta, che ha visto finora l'arresto di 13 persone. Subito dopo il fermo di Bellini, il quale era responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle 4 linee metropolitane di Milano, gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, oltre ai 17.000 euro in contanti custoditi nell'abitazione di Bellini, hanno scovato altri 50.000 euro, sempre cash, negli uffici della IVM, una delle due società, l'altra era la Med System, utilizzate dal dirigente, che ne era socio occulto, per ottenere subappalti dalle imprese vincitrici delle gare ATM, che lui stesso avrebbe truccato fornendo a quelle informazioni privilegiate, il metodo Bellini per l'appunto. Il manager dovrebbe essere sentito dal giudice nella giornata di giovedì 25 giugno, quando inizieranno gli interrogatori di garanzia per i 13 arrestati. Mercoledì 24 è stato perquisito anche l'ufficio della responsabile normativa e gestione procedure di gara dell'ATM, Manuela Villa, il cui nome compare nelle intercettazioni del solito Bellini. In una conversazione lui sottolinea: ok, dentro qua c'è una mia carissima amica che è la Villa, che fa da segretaria e tutto, ok? Lei è già d'accordo con me. Villa era nella commissione esaminatrice della gara per il rinnovo del sistema di segnalamento della M2 milanese, che valeva 127 milioni ed è l'appalto più grande dal punto di vista economico finito sotto la lente della procura. Sembra di aver fatto un tuffo nel passato, all'epoca di Tangentopoli, con la differenza che, in questo caso, dal passato non si impara. Voltiamo pagina, oggi c'è stata la manifestazione sotto Palazzo Lombardia degli operatori sanitari che chiedono innanzitutto di non essere dimenticati, chiedono di avere dei contratti migliori, con più diritti, più tutele e anche un riconoscimento economico, visto che gli stipendi del settore in Italia sono tra i più bassi d'Europa. Eroi dimenticati si sentono così gli operatori della sanità, infermieri, tecnici che in questi mesi di emergenza Covid-19 hanno rischiato la vita in corsia e che ora chiedono, dopo le tante promesse che sono state fatte loro, dignità e diritti attraverso una valorizzazione economica e sociale per chi ha pagato il prezzo più alto durante la pandemia. Non siamo stati eroi in questa pandemia, vogliamo essere non riconosciuti come eroi, ma noi siamo degli infermieri che lo facciamo non solo per i soldi, ma ci abbiamo messo il cuore e l'anima e l'abbiamo dimostrato e speriamo di non essere mai dimenticati, mai. Gil, lo spirito di questa manifestazione è perché noi non vogliamo essere dimenticati. Noi vogliamo essere ricordati tutti i giorni come lavoratori della sanità, non come eroi, e vogliamo essere ricordati soprattutto quando si andranno a rinnovare i contratti,
che sono già scaduti da 2 anni. La FIALS, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, è così scesa oggi in piazza Lombardia davanti al Palazzo della Regione per chiedere alle istituzioni una riqualificazione professionale ed economica degli operatori della sanità che in Italia hanno gli stipendi più bassi d'Europa. La nostra richiesta è chiara, riqualificazione professionale correlato al giusto riconoscimento economico e una rivalutazione dei fabbisogni che sono frutto comunque delle situazioni che sono emerse in motivo del fatto che negli anni la politica della razionalizzazione ha prodotto. Durante il presidio una delegazione è stata accolta dal nuovo direttore generale Marco Trivelli e dall'incontro è stato aperto un tavolo permanente per quanto riguarda gli aspetti occupazionali. Da qui oggi registriamo con positività l'impegno assunto verbalmente, certo, dal direttore generale nella persona del dottor Trivelli, direttore generale direzione welfare Lombardia, dove già dal prossimo mese di luglio avvieremo quindi un momento, ed è soltanto un primo momento, ma che è significativo anche poi per dare continuità e costanza nel tempo, per rimettere quanto più possibile in equilibrio tutti questi elementi lacunosi. Oggi c'è stato un aumento dei nuovi contagi in Lombardia perché dopo diversi giorni sotto le 3 cifre, cioè sotto i 100 contagi, nuovi contagi giornalieri, oggi siamo a 170. Non abbiamo grafiche, non abbiamo dettagli perché ad ora la Regione Lombardia non ha ancora comunicato nulla, quello che lo sappiamo dalla Protezione Civile Nazionale, ribadiamo oggi contati 170 nuovi casi di coronavirus in più. In Lombardia, a fronte di un numero di tamponi che è di 9.800, quindi del tutto simile a quello degli altri giorni, dove invece il numero dei contagi era di molto inferiore. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, continua a calare, questa volta leggermente, però insomma nei giorni scorsi avevamo avuto dei cali davvero forti, probabilmente perché c'erano state molte dimissioni. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, che sono ormai 622, una settantina in meno rispetto a ieri. Non abbiamo neanche il dato diviso per province, quindi insomma se tutte queste informazioni dovessero giungere nel corso di questa edizione o dell'edizione Pavia, naturalmente ve ne daremo conto non appena appunto verranno ufficialmente comunicati. Di certo si sa che dalla crisi economica che è conseguente all'emergenza coronavirus, al lockdown, a tutti i provvedimenti che ancora dobbiamo seguire, ci saranno delle ripercussioni anche sui conti pubblici e Regione Lombardia ha provato a capire quanto costerà in termini di minori entrate tributarie e non solo tutto quello che sta accadendo in questi mesi. La Lombardia presenta il conto degli effetti dell'emergenza Covid. Mancheranno all'appello ben 320 milioni di minori entrate nella parte corrente, un capitolo sul quale le regioni non possono fare indebitamento. Ecco perché il governatore Attilio Fontana mette le mani avanti e minaccia: se non ci sarà una compartecipazione da parte dello Stato, non saremo in grado di rispettare gli impegni presi con il bilancio, il che significherebbe tagli in vista nei capitoli delle politiche sociali, la formazione e l'istruzione, quelli per il lavoro e quelli per la cultura. E lo scenario emerso ieri nel corso della riunione degli Stati Generali per il Patto per lo Sviluppo, organizzati dalla Regione per discutere con le parti sociali e gli stakeholder del documento di finanza regionale 2020-2023, che dovrà avere il via libera dal Consiglio regionale prima della pausa estiva. Un documento che è stato rivisto per le conseguenze della pandemia sull'economia lombarda, ma che si ripropone ugualmente di dare un'accelerazione per favorire una pianificazione di interventi per ripristinare l'immagine e l'attrattività della Lombardia. Uno scenario che metterà a dura prova il piano per la ripresa, nel quale Palazzo Lombardia si è impegnato a finanziare una spesa complessiva fino a 3 miliardi a favore delle opere pubbliche dei comuni, già approvata per un totale di 400 milioni di euro.
Per fortuna, come abbiamo detto, ci sono però anche buone notizie perché continua a diminuire il numero dei contagi e questo significa che anche negli ospedali c'è una possibilità di organizzare meglio quella che è l'attività, per così dire, ordinaria. Ricorderete qualche settimana fa eravamo andati nel reparto maternità dell'ospedale Fornaroli di Magenta, ci torniamo ora per capire che la situazione è migliorata e finalmente adesso anche i neopapà possono fare visita, seppur in maniera molto controllata, ai neonati. Si sta tornando lentamente alla normalità. Ad oggi l'ospedale Fornaroli di Magenta è Covid free. Siamo rientrati con le nostre telecamere nel reparto maternità dell'ospedale di Magenta, accompagnati dalla dottoressa Luciana Parola e dal dottor Pietro Barbacini, per capire come sono stati riorganizzati i reparti e quali sono le novità che riguardano anche i papà. Lentamente cominciamo a avere dei segnali positivi. Per quanto riguarda la ginecologia, si è ripreso ormai da un po' di tempo ad operare. Le modalità sono ancora quelle di dover tamponare tutte le pazienti proprio per evitare di avere in sala operatoria e nel reparto pazienti positive. Devo dire che però in questi ultimi 2 mesi praticamente non abbiamo avuto nessuna positività. Per quanto riguarda anche l'ostetricia, da alcuni giorni abbiamo dato il permesso al padre, al papà, di entrare in reparto, nel reparto di degenza del puerperio, durante il pranzo e durante la cena. Reparto di neonatologia, dove ci sono i bambini che hanno bisogno di cure, quindi nelle incubatrici eccetera, vabbè, le mamme ovviamente sono sempre entrate e da quando abbiamo aperto anche ai papà all'ora di pranzo e all'ora di cena abbiamo consentito l'ingresso anche nella neonatologia, chiaramente una persona per volta, con la mascherina, lavando bene le mani, insomma con tutti i presidi necessari. La stessa cosa abbiamo fatto in pediatria, perché in pediatria quando entra un bambino ricoverato si fa il tampone al bambino e alla mamma, e qui a Magenta, che adesso è ospedale Covid free, teniamo solo i bambini negativi con mamme negative. Da qualche mese non abbiamo avuto casi positivi, per cui anche in pediatria, dove fino a poco tempo fa rimanevano solo bambino e la sua mamma chiusi nella cameretta, adesso essendo tutti negativi abbiamo ricominciato a far utilizzare con le precauzioni necessarie le sale gioco e abbiamo consentito anche la visita del papà o di un parente per volta al pomeriggio, un'oretta. La questione che si sta cercando di affrontare adesso è invece quella della scuola. Sentiamo a livello nazionale le fortissime polemiche e tra poco tra l'altro avremo anche un risvolto locale sulle famose linee guida del Ministero. Però intanto, per quanto riguarda il Comune di Milano, c'è stato un intervento dell'assessore all'edilizia scolastica Limonta che spiega come gli spazi non ci siano e qualche situazione bisognerà inventarsela. A Milano per il prossimo anno scolastico potrebbe mancare almeno il 20% dello spazio per accogliere tutti i bambini. Le scuole primarie e medie milanesi infatti sono troppo piccole per far fronte ai distanziamenti dovuti dall'emergenza coronavirus e presenti nelle nuove linee guida per la ripartenza a settembre di tutte le scuole di ordine e grado. A tirare le somme è l'assessore comunale all'edilizia scolastica Paolo Limonta, che spiega che nell'ipotesi di dimezzamento dei bambini per classe, dalle prime verifiche è emersa la necessità di avere almeno un 20% in più di spazi ulteriori esterni agli edifici scolastici. Una percentuale alta soprattutto perché tiene già conto dell'utilizzo di altre aule nelle scuole e di laboratori, che però non potranno essere del tutto sacrificati, come spiega l'assessore, perché fanno parte dell'importante percorso di crescita degli alunni. Limonta fornisce anche un elenco con le scuole di competenza del comune che a causa del distanziamento non riuscirebbero a garantire lezioni frontali a tutti i ragazzi. Sono circa una decina, dalle elementari di Piazza Leonardo da Vinci alle medie di Via Colonna Vittoria. Dubbi anche sul piano scuola con le nuove linee guida presentato ieri dalla ministra Lucia Azzolina e discusso oggi nell'assemblea con le regioni, per cui l'assessore all'edilizia scolastica non nasconde le difficoltà per gli istituti di
adeguarsi alle norme. Continuano a mancare due voci fondamentali di cui il governo si deve far carico, scrive Limonta in un lungo post su Facebook: la garanzia del pieno organico di tutto il personale docente e non docente ad ogni scuola, perché allo stato attuale l'organico non è adeguato e anzi sono stati operati addirittura ulteriori tagli, e lo stanziamento adesso e non tra qualche mese di risorse straordinarie agli enti locali per l'edilizia scolastica, conclude l'assessore. Il comune in questi giorni ha comunque avviato un piano di ricognizione nei municipi per capire come organizzare gli istituti alla luce del dimezzamento delle presenze in aula e per cercare di risolvere il più possibile le criticità che ci sono e nelle quali bisogna intervenire, e a farsi strada anche l'ipotesi di alcune scuole temporanee, dove non basteranno infatti gli spazi, si potrebbero costruire prefabbricati ad hoc in grado di ospitare gli studenti. Posto che la conferenza Stato-Regioni è stata aggiornata a domani, a dimostrazione di quanto il tema sia davvero complicato, accennavamo prima che ci sono anche prese di posizione molto forti a livello locale su quanto si sta facendo al Ministero. Addirittura il vice sindaco di Magenta, che è anche assessore all'istruzione, chiede le dimissioni del ministro Anzolina. Sentiamo perché. È tempo di pagelle anche per il ministro dell'istruzione e anche da parte degli amministratori locali, come Magenta, dove il vice sindaco Simone Gelli boccia il ministro Lucia Azzolina, chiedendone anche le dimissioni. Mancano ancora le linee guida, attendiamo sempre che il ministro della pubblica istruzione possa quanto prima, e lo sfogo di Gelli, dire a tutti noi in quale modo si riaprirà la scuola, non solo a Magenta ma in tutto il territorio nazionale. È tempo di bilanci, di pagelle, io boccio il ministro Azzolina dopo la prima bozza di idee con cui bisognerebbe riaprire la scuola, veramente una cosa indegna. Ho chiesto ieri le dimissioni del ministro perché in questa soluzione trovata non dà assolutamente nessun tipo di risorsa alle scuole, neanche a noi vice sindaci, assessori alla partita, dà e scarica totalmente la responsabilità delle riaperture agli enti locali e ai dirigenti scolastici, quindi il governo non ne vuole sapere di darci una mano, e in più non dà delle linee guida chiare rispetto a come si riaprirà la scuola. Quindi diciamo ancora una volta che il ministro Azzolina quest'anno è bocciato e quindi dovrà ripetere l'anno, sperando che si dimetta. Sono arrivati nel frattempo i dati sui contagi da parte di Regione Lombardia, non c'è la grafica, quindi vi chiedo di avere un attimo di pazienza. Sono 170, come dicevamo, i nuovi casi riscontrati oggi in Lombardia, non ci viene data spiegazione di a che cosa potrebbe essere dovuto questo balzo rispetto ai giorni scorsi, però ci viene detto che di questi 170, 53 sono soltanto quelli relativi a test sierologici effettuati a Bergamo, dove sappiamo che in questi giorni sta andando un po' a tappeto, quindi è presumibile che, però questa è la nostra considerazione, visti i numeri, questo balzo possa in parte derivare da questo elemento. Comunque quello che è certo è che dei 170 nuovi positivi di oggi, 84 sono debolmente positivi. Il dato per provincia, lo dicevamo, c'è un grande incremento, grandissimo, su Bergamo, 79 casi, di cui però abbiamo visto 53 a seguito di test sierologici, quindi questo in parte spiega l'incremento. Per quanto riguarda la provincia di Milano, più 28. Naturalmente, se dovessero arrivare ulteriori informazioni, ve le forniremo. Ora però torniamo alla cronaca con un'operazione antidroga da parte della polizia che si è sviluppata nella zona di Porta Ticinese.
La Polizia di Stato mercoledì 24 giugno a Milano ha arrestato un cittadino marocchino di 42 anni con precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Porta Ticinese durante il servizio di contrasto allo spaccio di droga nella zona sud-est della città, nel tardo pomeriggio di mercoledì hanno notato un uomo che in via Blinda entrava e usciva da un condominio dopo aver parlato spesso al cellulare e incontrato sul marciapiede delle persone con cui si intratteneva per pochi secondi. Alle 19.30 circa l'uomo si è diretto verso la vicina via Ponti, dove ha ceduto per 20 euro 2 grammi di hashish a una giovane donna giunta in bicicletta per acquistare la dose. Dopo aver identificato la ragazza, i poliziotti hanno seguito l'uomo sino in via Binda, dove ha fatto ritorno presso il proprio appartamento. Gli agenti del commissariato Porta Genova hanno deciso di aspettare che riuscisse da casa e lo hanno bloccato. La perquisizione dell'appartamento ha portato al sequestro di 133 grammi di hashish nascosti in cucina, di 14,5 grammi di cocaina in 29 involucri nascosti nelle tasche di un accappatoio e di 2.540 euro in banconote di vario taglio. C'è stato un evento particolare questa mattina a Motta Visconti, perché l'anno scolastico, lo sappiamo, è finito ormai da tempo, ma i ragazzi di una classe delle medie si sono potuti ritrovare per fare una lezione in presenza. Era un evento speciale, una lezione sui depuratori con gli esperti di Cap Holding, era stata promessa prima del lockdown, si è svolta comunque, seppur con disposizioni particolari. Una lezione per spiegare ai ragazzi il funzionamento di un depuratore. A Motta Visconti i dirigenti di Cap Holding hanno incontrato nella sala consiliare gli studenti delle scuole medie per rispondere alle loro curiosità e domande. Noi siamo gestori del servizio idrico della città metropolitana, quindi gestiamo tutto il ciclo dalla captazione, distribuzione, raccoglimento delle acque usate e depurazione. Personalmente io dirigo il settore che gestisce 40 depuratori nella città metropolitana. Spesso riceviamo scolaresche. Oggi per la questione del Covid non siamo potuti andare al depuratore di Motta, quindi siamo venuti qui in comune portando alcuni campioni delle acque che depuriamo e raccontando agli studenti in cosa consiste il processo di depurazione, ovvero la recezione delle acque reflue frutto, diciamo, del metabolismo umano e quali sono i processi fisico, chimici, biologici che si realizzano per, da un lato, restituire alla ambiente acqua depurata e dall'altro cercare di riutilizzare quanto più possibile tutte le risorse o l'eccesso di nutrienti che vengono estratte dal processo depurativo. Una vera e propria lezione di ecologia che il primo cittadino vuole replicare estendendo la platea del pubblico. I ragazzi che sono presenti oggi a questa lezione praticamente sono stati incaricati dalla propria insegnante di fare delle ricerche sulla depurazione delle acque. Allora abbiamo pensato bene di invitare dei responsabili del consorzio del Cap Holding che gestisce il nostro depuratore ad aiutare questi ragazzi ad illustrare meglio il funzionamento del depuratore e sono a disposizione dei ragazzi per tutte le domande che volessero fare per la loro ricerca. Hanno accettato il nostro invito e sono veramente felice che abbiano dato questa disponibilità, tant'è che ho già chiesto a loro nel futuro, quando il Covid lo permetterà, di fare qualcosa magari più in grande nel nostro auditorium, quindi illustrare a tutti i ragazzi. Chiudiamo qui l'edizione Milano, ci ritroveremo tra poco con l'edizione Pavia.